Non c'è un vero motivo, ma questa puntata numero 8 di Volevo solo aprire un museo la facciamo da questo posto qui. Allora, settimana molto piena dopo Bruxelles, sono venuti a trovarci degli amici, degli artisti che esporranno la prima mostra. Vi diremo di più nelle prossime settimane. Dobbiamo ancora preparare qualcosina, avere ancora delle conferme mentre il sole va giù. Tutto procede regolarmente. Siamo stati giù alla torre questa settimana con le proprietarie per vedere il loro giudizio su come procedono i lavori. Erano piuttosto soddisfatte. Madonna, che bellissimo questo! C'ho delle intenzioni, vedi? Ho un arco di scarico in scarico. Non lo so, non l'ho letto bene. Vedi, quelli sono stati cuciti. Questi cuciti qua c'è una cucitura. Non si capisce, cioè, non si percepisce. Sono belle le virgolette, bellissima la volta. C'è una bella luce di più, invece qui quasi quasi che puoi fare una cosa zenitale là. Che uscivi il fumo qua. Certo, stava la porta, aprivo la porta e cucivo. Ma c'è la canna fumaria qua? Di queste due. Ah, questa la cucina, ma non credo il forno. Il forno usciva di qua il fumo. Se guardi dentro non c'è buco nel forno. Il buco non c'è forno, vedi? Anche qua. Sono rispetto perché non ha nessuna funzione, nessuna soluzione, allora, nessun metro quadro. Un terrazzino. È un oggetto. Un punto di vista. La torre è un punto di vista. È una torre, ma è un punto di vista. Se la vuota è fantastica, avremmo fatto la scala per salire. Questa è una scala come niente, ma una scala, diciamo. Beh, vabbè. Beh, bella, una scala, una super scala. Altro capitolo. Nel quale io sono andato, non ci sarei stato. Che ne pensano le proprietarie dei lavori? Ottimo. Ma veramente parecchi lavori. È un bellissimo punto dello stato dell'arte. Bello, giardino bello, la giornata è bella. La giornata è bella, però dipende dal lavoro. Non dipende dal lavoro. Beh, però sai, uno vede una cosa, una bella giornata. La luminosità è fantastica qua. La luce, il cielo, la torre. Molto utile avere una torre medievale all'interno di un posto dove non ci sono stanze. Beh, ci sono stanze, ma c'è una torre. C'è la torre, dici niente. Così come abbiamo avuto delle risposte positive, più o meno, dalla regione, siamo ammissibili, siamo ammessi al finanziamento, dobbiamo presentare delle altre carte, diciamo, dei documenti, dei certificati, un certificato di laurea di Chiara e di Deborah. È tutto a posto, quindi questo ci tranquillizza per poter proseguire anche con la banca per il mutuo. Stiamo lavorando. Wow, è completamente cambiata la luce perché il sole sta andando giù. E, tutto procede secondo i piani e secondo i tempi. In questa settimana che viene abbiamo da incontrare un paio di partner di medio lungo termine con il quale vorremmo sviluppare una progettualità specifica, e il progetto sta riscuotendo parecchio successo, stiamo avendo parecchie attenzioni. I soldi, in termini concreti, sostanziali, sono ancora il problema principale, perché ottenere il finanziamento dalla banca risulta molto più complesso di quanto ce l'ha stato preannunciato, perché come sempre va bene i giovani, va bene la cultura, va bene i progetti seri, i progetti sostenibili, internazionali, ma sostanzialmente se non hai garanzie nessuno ti dà nulla, quindi abbiamo ritenuto anche, fa sempre un po' ridere tutte quelle stronzate che si leggono in giro, sui giovani, oh, credeteci, stay angry, stay foolish, no, assolutamente, decisamente no, però siamo sulla buona strada, stiamo facendo capire che il progetto è serio e che
possiamo ottenere dei veri e grossi risultati. Siamo molto fiduciosi per la settimana che verrà. Questi artisti, di cui non vi posso ancora dire nulla, sono, diciamo, sono degli artisti importanti. Le 3-4 cose che prepareranno saranno veramente incredibili. La produzione inizierà da qui a un mesetto più o meno, prossimo mese, e siamo particolarmente eccitati e emozionati. In questa settimana probabilmente partirà un'altra campagna di cui vi terremo aggiornati, ma intanto, ecco, siamo molto felici di come stanno andando le cose.